Buongiorno, Buongiorno. siamo avvicinati a una partita importante dopo il risultato negativo di Pallone. L'affrontate al termine di una settimana difficile dal punto di vista fisico anche. Com'è la situazione innanzitutto? Chi ci sarà, chi non, sicuramente non verrà convocato. Allora, chi non verrà convocato? Bertoncini. Ma per il semplice motivo che mercoledì rigiochiamo, non vale la Sì. pena rischiare. Poi chiaramente i due squalificati che sono Ciancio e Carillo. Desjardins, lo sapete tutti, ha avuto un problema muscolare, quindi non è convocato. Poi abbiamo recuperato Rocca. Abbiamo Cagliotti che sta meglio. Dobbiamo cercare di capire se riusciamo a recuperarlo per domani, però lì c'è qualche dubbio e basta, gli altri sono tutti disponibili. Le assenze, la maggior parte si concentrano in difesa. Sì. È stato un lavoro doppio, diciamo, per Di voi questa solito è settimana. sempre così, quando capitano queste cose è sempre in un posto, no? Quindi ti mettono in difficoltà, però poi devo essere sincero, sono molto sereno perché i ragazzi sono andati bene. Siamo in molti perché quando capitano queste cose, il motivo per cui siamo in molti è questo. Quindi abbiamo altri giocatori che sono disponibili, che si sono sempre allenati, l'hanno sempre fatto bene, soprattutto in questa settimana perché probabilmente hanno annusato anche che potevano essere della gara e quindi questo mi fa dormire sonni tranquilli per questo problema. Quindi sono sereno. Per quanto riguarda invece la partita, arriva un Piacenza che comunque la classifica dice che è ultimo, però abbiamo visto in questo campionato che Ma qualsiasi guarda, squadra può metterti in difficoltà. Piacenza è ultimo, quindi qualche problema ce l'ha, però secondo me è una classifica molto bugiarda per quelle che sono state le partite che hanno fatto, perlomeno ultimamente, perché sono quelle che ho visto per preparare questa partita. Quindi devo dire la verità, mi viene in mente quella col Pordenone in casa, la prima mezz'ora molto bene il Piacenza, tra l'altro poteva andare in vantaggio con occasioni abbastanza limpide che ha sbagliato, poi ha perso 3-0. Quindi le partite sono tutte difficili. È altresì vero che qualche problema ce l'ha, ha preso 31 gol in 14 partite, è la peggior difesa, quindi da quel punto di vista evidentemente qualche problemino ce l'ha. Però è una squadra nelle prestazioni viva, ha fatto gare dove ha messo in difficoltà gli avversari molte volte. In questo momento i risultati non gli stanno dando ragione, però è una squadra che combatte, che lotta, che corre e quindi bisognerà stare attenti come ormai siamo abituati a esserlo perché abbiamo capito che tutte le partite nascondono insidie grandi in questo torneo. Voi dovrete dare una risposta anche diciamo, nella prestazione, anche se sappiamo che avete già giocato sul campo della prima in classifica, ha Ma preso guarda, meno gol, però una prestazione che non è stata, a mio modo di vedere. che non ha portato risultato, perché se avessimo fatto 0-0 forse parlavamo di prestazione molto positiva. E invece abbiamo preso gol a 3 minuti dalla fine e le opinioni poi cambiano. Io invece devo rimanere lucido, devo essere consapevole che sabato abbiamo fatto una buona partita, a livello difensivo di sicuro, ci è mancato poi qualcosa in avanti, qualcosa nelle ripartenze, un po' di qualità come avevo detto già a fine partita. Però rimane una prestazione solida dal punto di vista difensivo contro la prima in classifica, che non ha dimostrato di essere così superiori al Novara. Quindi dobbiamo ripartire da quello. È chiaro che la partita di domani ha bisogno di altre cose, questo senza dubbio. Mi sta venendo un singolo, Ranieri come sta? Perché ultimamente l'abbiamo visto un po'.
presenti non in campo. Non l'avete visto. Non l'abbiamo visto. No, Ranieri sta meglio, Ranieri sta meglio, ha attraversato un periodo con qualche problemino fisico che non gli ha permesso di allenarsi con continuità, adesso è un paio di settimane che lo sta facendo e quindi lo vedo migliorato e sono contento per lui perché è un giocatore per noi importante. Poi venendo all'essenza in difesa, beh, il lato positivo, se guardiamo in questo gruppo, che magari c'è l'occasione per 1/2 ragazzi che sono stati un po' i simboli della cavalcata della scorsa stagione in D, e parliamo di Bonaccorso. Ah, è già deciso chi gioca? No, no, dico, beh, le assenze sono così tante che gioco forza uno, almeno uno dei due. Sì, sì, giocherà. È vero, sì, sì. Adesso è una battuta, no. Ma quello che ho detto un po' prima, no? I ragazzi si allenano bene, lo fanno con impegno. Questa settimana hanno aumentato l'attenzione proprio perché è naturale, no? Anche loro fanno i conti, capiscono che mancano i difensori, sono squalificati, per cui hanno fatto una settimana dal punto di vista mentale più attenta e più precisa. E questo chiaramente per l'allenatore è un segnale positivo. Senta, mister, giocate contro la difesa più battuta, ma sicuramente il vostro attacco non è tra i più brillanti, anzi se c'è qualche problema in questa squadra mi pare che sia proprio il reparto offensivo che non fa gol. Parlo degli attaccanti che dovrebbero fare gol. No, è vero, però se vi ricordate bene qualche settimana fa, quando le cose, soprattutto all'inizio del campionato, noi parlavamo esattamente del tema opposto, che prendevamo troppi gol e che comunque bene o male era una squadra che il gol lo faceva e l'ha fatto praticamente quasi sempre. E poi dopo, se mi parlate degli attaccanti, è chiaro che tutti ci aspettavamo dei numeri diversi, però io da allenatore devo essere sincero, a me se segna l'attaccante o segna il difensore o il centrocampista mi cambia poco, l'importante è ottenere risultati e ottenere l'obiettivo. Chiaro che per un attaccante riuscire a fare più gol possibile dà autostima, l'attaccante vive per quello e quindi quando segna anche per lui mentalmente trasmette qualcos'altro. Ma Galoppini, per esempio, come sta vivendo questa situazione? Galoppini che era presentato come il gemello di Bortolussi e in realtà è da due settimane o da tre che parte dalla panchina. No, è chiaro che poi, voglio dire, quando si alza il livello bisogna anche rendersi conto che quando si attraversano momenti non proprio positivi si rischia di non giocare perché la concorrenza è alta, e l'abbiamo detto fin dall'inizio, no? E questo chiaramente vale per tutti. Quando si fanno, per vari motivi, perché anche Galoppini ha avuto problemi, anche lui che si è portato dietro acciacchi vari durante tutta questa prima fase, adesso sta un pochino meglio, è chiaro che poi dopo, tornando alla domanda che mi ha fatto, mentalmente io spero che lo viva bene, la settimana si è allenato bene, poi dopo bisognerebbe chiederlo a lui, io credo che sia un ragazzo molto intelligente che capisce le situazioni, per cui mi aspetto molto anche da lui. Questo percorso di ricerca della solidità, diciamo, non crede che vi siate però un po' snaturati? Cioè il fatto di adattarsi all'avversario, di cercare equilibrio, eccetera, abbiamo un po' perso la... Ma no, snaturati forse no, però è chiaro che abbiamo perso qualcosina nella fase propositiva. Anche il sistema di gioco, il 3-5-2 che abbiamo fatto ultimamente, non è proprio un sistema che ti aiuta a essere più propositivo. È chiaro che dipende sempre dall'interpretazione, però insomma giocare con due attaccanti è diverso che giocare con tre, quindi già questo un pochino ti toglie. È chiaro che dal punto di vista realizzativo hai più probabilità se giochi con tre attaccanti, però poi rischi di concedere qualcosa in più. Avevamo fatto la scelta di cercare, visto per quello che dicevamo prima, no? Che comunque ci eravamo accorti che subivamo tanti gol, di cercare di dare una sistemata in quel senso. È chiaro che poi dopo
se giochi con un difensore in più o perdi un attaccante, sei un pochino meno propositivo e qualche cosa paghi. Poi voglio dire, la partita di Pordenone, bisogna tenere conto che davanti c'avevi il Pordenone anche, quindi hai fatto più fatica, anche perché non a caso il Pordenone ha subito solo 6 gol. Mister, c'è l'idea di riproporre il trequartista nella sua... Sì, perché sì. L'impressione è davvero che i due attaccanti spesso si sacrificano molto per andare a recuperare i palloni a centrocampo sulla tre quarti, e quindi poi lasciano vuota, no, l'area di rigore. Vediamo spesso cross dentro l'area con un azzurro e 5 difensori schierati. Però ragazzi, io adesso ho avuto la fortuna di guardare qualche partita in mondiale. Io mi è capitato di guardare il Brasile contro la Serbia, dico bene, sì. Ho visto 10 minuti, forse solo in quel momento lì, però io vedevo il Brasile 4-4-2, gli attaccanti nella loro metà della loro metà campo. Cioè, quindi se lo fa il Brasile ai mondiali, non lo possiamo fare noi in Serie C al Novara. Io credo che bisogna riuscire a capire un po' queste dinamiche qua, no? Cioè, per essere competitivi, per essere pericolosi, per difendersi bene, il sacrificio ci vuole da parte di tutti, sia quando difendiamo ma anche quando attacchiamo. Per cui bisogna che passi un messaggio diverso, cioè si attacca in 11, si difende in 11. Queste sono frasi fatte del calcio, però poi la realtà deve essere questa. Quindi gli attaccanti si devono abituare a dare grande aiuto alla difesa, i difensori devono abituarsi a dare grande aiuto quando si attacca agli attaccanti.